succederà ora o mai più questa sera. Come ti approcci a questo debutto? Sto bene, è bello suonarlo quel pezzo, è bello suonarlo, da soddisfazione. 4 volte il Festival di Sanremo, ti dà tanta emozione questo palco? Ma in passato l'ho vissuto in modi diversi, quest'anno proprio devo dire che sei più rilassato. Ma è il pezzo che mi mette bene, cioè, so. Questo è beniaugurante, vuol dire che hai voglia di... Ti metti al pianoforte, soprattutto lo suoni, lui ti trasporta in un'altra dimensione. Una dimensione tutta diversa. Una dimensione dove tutto è più elevato, dove la realtà la guardi da lontano e provi a sentirti più leggero. Poi ora sembrano tutte frasi buttate lì, sì, tutte un po' dei voli pindarci, ma non è così. Quando cioè, se sentite le parole, il mondo sonoro in quel pezzo, cioè, a me mi fa questo effetto. Io stasera lo sentirò dalla platea. E peraltro io sono una tua fan, oltre ad essere, diciamo, una giornalista, e mi piace anche come ti vesti. Secondo me sei la meglio vestita del festival. Dici? Per me sì. Vediamo. L'ho passato nel 2012 con un look pazzesco e secondo me è una grinta da vendere. Una piccolina con una grande grinta, peraltro pugliese. Pugliese, sì. La grinta dice tutto e niente alla fine. Ma come dice tutto e niente? Ma sì, dai. Perché quanta gente c'ha la grinta? La grinta non serve. Cosa serve per vincere e per essere soprattutto dolce nera nella vita? Per essere dolce nera? Oddio. Secondo me tutto dipende dalle canzoni che canti e nel momento in cui hai scritto una bella canzone essere intenso, e intenso vuol dire seguire semplicemente ciò che la canzone racconta, se la canzone è scritta bene, però se no devi fingere, e allora lì ci metti la grinta se devi fingere, se no, capito? Un saluto a tutti i fan di dolce nera. Cosa diresti a un fan in particolare? Vabbè, che io devo dire, ragazzi, cioè voi chiudete gli occhi, ascoltate Ora o Mai Più e lasciatevi andare, che vi darà delle belle cose. Grazie dolce nera. Grazie a te. Ciao.